Per la prossima stagione K2 presenta una linea completa di scarponi per quanto riguarda il freeride. Alessandro Cosa ci illustra le novità. Ecco, sì, ecco, le novità sono il nuovo scarpone Mindbender, che praticamente viene fatto sulla stessa struttura del Nercon da pista dell'anno scorso, uno scarpone alleggerito, 1,650 kg, dove abbiamo inserito un nuovo tipo di sgancio, molto veloce, e quindi c'è molta flessibilità del gambaletto sia in parte arretrata che in avanzamento. Viene già fornito col grip wall, che è una sorta di soletta che può avere già un po' di struttura per tenuta, però offriamo anche il Vibram in sostituzione per chi vuole fare un po' più di estremo. Chiaramente c'è il Pintec organizzato, lo scarpone è molto leggero, molto rinnovato, e lo offriamo in tre versioni: il 130 è questo che vedete qui, il Flex, abbiamo anche il 120 e anche il 100. Tutti e tre i modelli hanno la stessa larghezza di pianta, 98 mm, e ci sono anche nella versione donna, che sono i Mindbender Alliance, che possiamo vedere in questa parte, dove abbiamo due modelli, il modello 110 da donna e il modello 90 da donna. Ecco, qui vediamo la nuova collezione donna, dagli scarponi e qui che abbiamo cambiato il nome modello, comunque sono sempre quindi Anthem, tre Flex, 110, 100 e 80, tutti i tre scarponi con la vestibilità 98 e 100, quindi a scelta del cliente. Qui, come l'anno scorso, lo scarpone è già fatto in materiale ultraleggero, scarpone da 1,550 kg, quindi molto confortevole. In alcuni modelli offriamo anche il grip walk già inserito, che comunque aiuta a camminare nella neve per arrivare poi al parcheggio o al bar. E poi abbiamo anche la linea, diciamo, più intermedia, dove c'è uno scarpone, il BFC, più confortevole, il 102 di pianta, in 3 flex, 80, 90 e 70. Nello specifico, lo scarpone di punta per quello che riguarda la linea, diciamo, performance, Recon 130, 1,650 kg, fatto con dei materiali in polietilene molto innovativi e costosi, ed è fatto in tre strati. Abbiamo la parte sottorigida, che chiaramente trasmette le forze allo sci, una parte intermedia che assorbe le vibrazioni, e una parte più morbida per poter permettere una calzata facilitata. Chiaramente lo scarpone ha il vantaggio di essere leggero, però performa come uno scarpone normale da un peso maggiore di 600 grammi. Sulla parte invece più nel mondo all mountain, il nostro punto di forza è lo scarpone BFC 100, pianta 102, viene fornito già col grip, quindi un vantaggio nel camminare, e c'è anche lo sgancio di dietro per poter permettere di camminare più tranquillamente dal parcheggio alle piste, oppure per divertirsi di più alla happy hour.